I diritti dei minori al centro di un convegno in Consiglio regionale del Lazio per fare il punto della situazione in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi è un giorno importante che dedichiamo alla riflessione e alla condivisione con le istituzioni, con le altre istituzioni e con la società civile a un tema fondamentale per la nostra società. Naturalmente l'impegno è costante, è quotidiano. Oggi appunto è l'occasione per fare un punto dello stato dell'arte, della promozione, della difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e anche per mettere a punto tutte le strategie di contrasto alla violazione di questi diritti che, ahimè, purtroppo spesso sono negati. Dalla dipendenza da smartphone e tablet all'isolamento sociale, dalle disuguaglianze ai disagi psicologici, sono tante le criticità emerse durante la pandemia. Durante il periodo pandemico, purtroppo, la criticità più alta che è emersa è stata quella dell'isolamento sociale dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ed è una criticità che a tutt'oggi purtroppo noi dobbiamo far fronte. Noi adulti abbiamo la massima responsabilità al fine di poter essere dei riferimenti importanti per i nostri ragazzi, per i nostri bambini e su questo dobbiamo lavorare, sull'ascolto e la partecipazione, proprio per avere in loro la possibilità di denunciare questi isolamenti, denunciare queste criticità e questi disagi che si sono purtroppo radicati. Con la pandemia i minori si sono ritrovati sempre più connessi, più ore trascorse sui social, una maggiore assiduità che ha fatto registrare anche una crescita del cybercrime. Parola d'ordine è prevenzione. Anche i reati sono in ascesa. Peraltro per quello che riguarda la tutela dei minori registriamo un aumento ovviamente anche da parte loro, una diminuzione dell'età di accesso alla rete, con un particolare rischio per i più piccoli in relazione al fenomeno dell'adescamento. La Polizia di Stato e anche la Polizia Postale ovviamente fa incontri continui nelle scuole. Nel periodo di lockdown abbiamo implementato anche gli incontri a distanza. Solo quest'anno abbiamo incontrato 30.000 alunni e centinaia di scuole, docenti e anche i familiari ovviamente per spiegare loro quali sono i pericoli della rete e le possibilità di prevenire i rischi. Ci sono ancora sfide da vincere, ma costante l'impegno della Regione che continua ad investire sull'educazione e l'istruzione. Noi come Regione Lazio siamo in prima linea per affrontare tutti quei problemi che purtroppo ci ha posto la pandemia di fronte, ma siamo comunque al fianco delle famiglie del Lazio perché insieme dobbiamo sicuramente creare un futuro migliore per i nostri giovani. Vogliamo fare squadra, chiediamo a tutte le istituzioni, a partire appunto dal Consiglio regionale del Lazio, di stringere un patto perché il futuro non è domani, il futuro è oggi e l'educazione, l'istruzione è questione di cuore.